Ciao, benvenuto in questa nuova puntata di Come fare soldi online senza sapere nulla di marketing. Money, 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 money. Io sono Marco Doria, il marketer più scorretto della rete, e il mio compito è quello di insegnarti tutti i segreti del marketing divertendoti. Oggi parleremo di una categoria molto temuta da tutti gli utenti dei social. Sono sempre pronti a scartavetrarti gli zebedei con le loro proposte di guadagno, ma soprattutto per svelarti il loro metodo che ha cambiato la vita a loro e a migliaia di persone. Loro tendono agguati in qualsiasi post pubblico e in qualsiasi discussione online. Si ritrovano in grosse sale dove ballano sulle sedie e si scatenano a suoni di musica ripetuta. Ragazzi, sto parlando di loro, dei network marketers. Go, go, go! O detti più volgarmente, i networker. Il network marketing è un sistema di vendita diretta, dove una volta acquistato un prodotto, vieni reclutato come venditore dello stesso network. La filosofia è semplice: tu entri nel network comprando un prodotto e ne diventi automaticamente un venditore sotto la persona che ti ha reclutato. A tua volta, tutte le persone che riesci a reclutare entrano sotto di te, ovvero nella tua downline. In questo modo ognuno si associa a un gruppo e a sua volta forma un sottogruppo, generando appunto un network. Molti network vendono prodotti molto buoni, non possiamo negarlo, ma molti in passato si sono rivelati una truffa o uno schema Ponzi. Ti spiego il perché. La base della piramide sono le persone appena entrate nel network, che versano la quota di ingresso comprando il prodotto. In maniera proporzionale, tutti quelli sopra prendono una parte di quel profitto. In questo modo tutti guadagnano, e questo ti verrebbe da far pensare che molti abbiano profitti automatici facendo appunto lavorare gli altri. Ma qua mi casca l'asino. Non appena smettono di entrare per qualsiasi motivo, per una saturazione di mercato o qualcos'altro, i soldi alla base della piramide, tutto il sistema crolla e non ne rimane assolutamente niente. Ecco perché molti network nella storia sono falliti facendo gravissimi danni. Ovviamente esistono network molto seri e longevi. Assolutamente una persona che dovrebbe fare questo mestiere, la cosa che dovrebbe guardare è la longevità e la serietà appunto dell'azienda. Il focus però non è sul vendere i prodotti o servizi, che comunque possono essere dal trita rifiuti alla vacanza low cost. Lo scopo per un network è far affiliare il maggior numero di persone. In questo modo il network può mantenere il suo schema di flusso di denari e essere longevo nel tempo. Appena questo smette di esistere, come abbiamo visto, il network smette di esistere anch'esso. Non entro in merito sul fatto che sia un buon o una cattiva fonte di guadagno per chi vuole avere una seconda entrata, farlo come primo lavoro, eccetera. Come in tutti i business, ci sono persone che guadagnano molto, persone che guadagnano poco, ci sono persone oneste e persone poco oneste. Questo in tutte le aziende e in tutti i segmenti di mercato. E, come dico sempre, il marketing è sterile e neutrale, sono le persone che possono fare del bene o del male applicandolo alle persone a cui vendono i prodotti o servizi. Detto questo, a noi non interessa perché io sono Marco Doria, il marketer più spietato della rete, e andrò a creare profitto proprio con questa categoria di persone. Andiamo a vedere come fare. Andiamo, signorina, ho prenotato da 3 mesi. Si muove sempre facendo gli stessi passi, ovvero prende una lista di persone che potrebbero essere amici o parenti o primi conoscenti e telefona per invitare queste persone a una serata di presentazione del prodotto barra servizio e del network. Ovviamente non tutti i network, so già che lo stai pensando, utilizzano questa prassi, ma a noi, per il fine del video, non ce ne frega un assoluto tubo. Quindi, in questa telefonata ti viene presentata un'opportunità imperdibile che ha cambiato la vita della persona che ti ha chiamato, ma anche di migliaia di persone, accennandoti lievemente a cosa si tratta e, assolutamente, facendo uso di un piccolo bias cognitivo che riguarda la scarsità, ti dice: guarda, è l'ultimo biglietto rimasto. Attenzione, questa telefonata non è spontanea come ti sto parlando io a te in questo momento, come quando ti telefono un amico. È una telefonata scriptata, ovvero le persone che si occupano delle vendite ai vertici dell'azienda danno un foglio con scritto quello che devono dire a queste persone che si mettono lì, compongono il numero e dicono quello che c'è scritto sul foglio. Proprio così.
Pronto? Mario, sono Pino Pastrengo, il cugino del fratello di tuo zio Crispino. Ti ricordi, ci siamo conosciuti nell'87 al matrimonio di zio Carmelo? Guarda, nell'87 avevo 3 anni. Sei forte, sei sempre stato il mio cugino preferito, Mario. Ma che cugini? Senti, ho poco tempo, cosa posso fare per te? Ma che ce frega, Mario, l'importante è vivere qui e vivere ora. Ma senti, sei focalizzato? Focalizzato? Ma cosa c'entra? Obiettivi, focus, risultato. Lo sai perché ho questo orologio al polso, Mario? A parte che non me ne frega niente, ma poi come faccio a vederlo al telefono, scusa? Ho questo orologio perché seguo gli obiettivi. Go, go, go! Ci vuole focus. E sai perché tu non sei focalizzato, Mario? Oh mio Dio, ma chi t'ha dato il mio numero? Mario, ascoltami bene. Tu sei... infelice! Ma tu sei pazzo! Mario, tu non devi vivere la vita di qualcun altro, Mario, hai capito? Ecco, difatti, tu vivi la tua e lasciami in pace. Mario, ti capisco, anch'io ci sono passato. Ero povero e per mangiare rovistavo le bidoni. Finché non ho scoperto il sistema! Vorrei condividerlo con te, ma non credo di poterti rivelare questo segreto! Ecco, perché non torni nei bidoni? Va bene, Mario, siccome insisti, ti racconterò una storia. Go, go, go! C'erano due contadini, uno portava i secchi d'acqua tutti i giorni, il secondo invece ha costruito l'acquedotto. Hai capito, Mario, che cosa fantastica? L'acquedotto! No, ho capito che sei uno stronzo. Bene, Mario, tu adesso devi costruire il tuo acquedotto, proprio come ho fatto io. Mario, vuoi costruire l'acquedotto con me? Mario, vuoi costruire l'acquedotto con me? L'unica cosa che costruirei è una scarica di vaffa. Grande Mario, lo sapevo che avresti accettato. Senti, ci vediamo questa sera, una serata fighissima, super segreta, dove ti spiegherò tutto quanto. Entrerai nel sistema e costruirai l'acquedotto. Sarai selezionato tra 7 miliardi di persone e dovrai versare soltanto una cifra ridicola di, tieniti forte, soltanto 10.000 euro. Lo sapevo che saresti stato entusiasta. Trasformerai questi 10.000 euro in 100.000 e poi 100 milioni. E tu non dovrai fare assolutamente nulla, Mario. Focus e obiettivi. Ci hai rotto il cazzo. Sì, esatto, un sistema fantastico. Mario, ti aspetto questa sera e portami 5 amici che hanno la cash per entrare nel sistema. Ma muori. Benissimo, a più tardi. Il nostro scopo come marketer è monetizzare ed il nostro scopo in questo caso è trarre profitto dai networker. Abbiamo capito quindi che il problema principale di un networker è convincere le persone della genuinità dell'offerta che gli si vuole proporre. Quindi in realtà i networker hanno bisogno di farsi dire sì, hanno bisogno di essere credibili. Quindi come abbiamo visto uno degli obiettivi principali, anzi direi fondamentale per un networker, è quello di reclutare nuove persone per la serata di presentazione del prodotto servizio barra network. Anche queste serate seguono uno schema ben preciso, ovvero ci sono dei picchi emozionali, si parte parlando molto lentamente, molto tranquillamente, fino ad arrivare a creare enfasi in sala. In questo modo poi verrà presentata l'opportunità vera di guadagno e dopo si chiederanno le adesioni. Quello che deve fare un networker beginner, ovvero agli inizi, è semplicemente quello di farsi dire sì per portare le persone in sala. Quindi qual è il grosso problema di mercato di questa nicchia? Sicuramente è l'essere credibili, perché per farsi dire sì la persona dall'altra parte del telefono deve credere a quello che stai dicendo. Quindi il nostro prodotto che andremo a proporre ai networker sarà un qualcosa per convincere gli altri a farsi dire sì, semplice e diretto. Lo capirebbe anche una protoscimmia appena fuggita dallo zoo in confusione. Ricordiamo anche che i networker spesso cavalcano un desiderio di mercato molto specifico, che è quello di diventare ricchi velocemente, scoprendo il trucco, la leva, il segreto che gli altri non sanno. Quindi sono alla ricerca di questo segreto, di questo trucchetto, perennemente. Ecco perché è molto facile, con una buona presentazione, convincerli. In questo caso il nostro prodotto sarà ancora un libro che ti permetterà di conoscere il segreto per ottenere un sì dalle persone. Sì! Al networker sarà molto utile appunto per convincere le persone a venire alle proprie serate di presentazione. L'autore del libro sarà sempre un personaggio inventato, quindi il nostro Pino Pastrengo, inventato per la telefonata che hai sentito prima. Ora lavoriamo nella parte più importante del nostro prodotto, ovvero l'headline, quello che servirà per sponsorizzarlo e per attirare l'attenzione dei networker. Nel nostro titolo andiamo a inserire anche qui un bias cognitivo, ovvero un pregiudizio, un dato che non necessariamente deve corrispondere
rispondere ad un'evidenza. Utilizzeremo un numero. Noi come esseri umani siamo abituati a misurare qualsiasi cosa in numeri, quindi avvicinando un numero a un dato o a un'affermazione, questa risulterà più veritiera agli occhi di tutti. Quindi il nostro titolo sarà "Ottieni un sì al 99%". Molto semplice e molto forte. Nel sottotitolo invece, su EAD, andremo a mettere la parola segreto che tanto piace a questa nicchia che ricerca un qualcosa di veloce per arricchirsi alle spalle degli altri, senza lavorare ovviamente, o anche lavorando, comunque cerca un segreto. E andremo ad affiancare anche la parola persuasione massiva che mi sono appena inventato per l'occasione. Ottieni un sì al 99%, i segreti della persuasione massiva. Sì, lo so che è talmente bello che lo vorresti comprare anche tu, ora che stai guardando questo video, ma andiamo avanti con la costruzione del nostro video per vendere il nostro prodotto. Ricordati che nella costruzione, nella progettazione di un video di questo tipo è essenziale, anzi fammi dire fondamentale, che il video faccia schifo. Anche perché, per la legge di mercato che un video fatto bene non converte, un video schifoso converte, ci conviene attenerci a queste semplici linee guida. Prendi immagini di stock dal web, prendi musica royalty free, monta tutto, fai un po' di zoom e vedrai che il tuo prodotto si venderà da solo. Nello storytelling che andremo a raccontare nel nostro video utilizzeremo uno semplice schema PAS, problema, agitazione, soluzione. Quindi andremo a creare, a sollevare il polverone di un problema, lo andremo a scuotere, quindi faremo vedere le sensazioni che si provano avendo questo problema sulla schiena, ma alla fine, quando il nostro lettore sarà stretto nella morsa della sofferenza, gli daremo la soluzione. Prenderò delle immagini di una serie TV americana e ci creerò sopra una storia con la mia voce, ovviamente. Come copertina useremo un po' di trash, quindi gli andremo a mettere il titolone bello in evidenza con qualche banconota di dollaro che ai networker piacciono sempre molto. Ma non preoccuparti troppo neanche delle musiche. Per la parte iniziale, ovvero problema e agitazione, utilizza una musica drammatica. Per la parte invece soluzione, utilizza una musica happy. Tutto questo esclusivamente, rigorosamente royalty free. Ti basta andare su YouTube e ne trovi quante ne vuoi. Ti starei mica preoccupando del contenuto del libro, ma chi vuoi che lo legga? Fregatene, un bel po' di copia e incolla e nessuno ti dirà nulla. A noi che siamo marketer spietati interessa solo venderlo. Per il pricing questa volta adotteremo uno schema differente. Invece di andare a battere sul prezzo, andremo a battere sullo sconto. Quindi partiremo da un prezzo alto, in questo caso 100 euro, e gli andremo a piantare una bella mazzata di sconto. In questa categoria e nicchia, per esperienza ti posso dire che questa soluzione funziona abbastanza bene. Ed ecco il risultato finale del mio lavoro. Lui è Giacomo ed ha ottenuto nella vita 1895 no. Faceva la sua attività di vendita nel migliore dei modi, i colleghi lo aiutavano e lo spronavano, ma Giacomo non riusciva mai a convincere le persone della genuinità delle sue parole. Giacomo è una brava persona, un padre di famiglia e marito fedele, gran lavoratore, una persona che i vicini apprezzano e che si fa in quattro per gli altri. Eppure prendeva sempre dei clamorosi no. Questo faceva sentire Giacomo frustrato, amareggiato e lontano dal suo sogno di successo. Finché non ha letto il libro "Ottieni un sì al 99%, i segreti della persuasione massiva". Grazie a queste tecniche finalmente svelate, Giacomo in poche settimane è passato dal 100% dei no ad un tasso di chiusura delle sue vendite del 99%. Incredibile! Il 99% di chiusura! Oggi Giacomo è felice perché è riuscito a permettersi la casa dei suoi sogni e vacanze da urlo, per lui e per tutta la sua famiglia. Compra il libro che ti farà ottenere il 99% dei sì e realizza ora i tuoi sogni. Soltanto per oggi, acquistando il libro, avrai un incredibile sconto di 69 euro e in omaggio la fantastica agenda segna appuntamenti. Inizia a farti dire sì, inizia adesso! Ora non mi resta che, come al solito, pubblicare questo video sui social per ottenere soldi a palate da questa nicchia. Mi raccomando, prendi esempio anche tu, fai la stessa cosa e vedrai che il risultato sarà il medesimo. Per gli amici networker che mi seguono, lo so, tanti di voi guardano i miei video e tanti di voi sono anche i miei studenti. E dovevate aspettarvelo che prima o poi sarebbe arrivato anche il vostro turno. Mica la mia satira è solo per gli altri. Ma confido ovviamente nelle vostre grasse risate. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto metti like e suggeriscimi nei commenti quale potrebbe essere l'argomento del prossimo video. Ovviamente, mi raccomando, siate cattivi. E ricordati, comunque vada, monetizza.